Buonasera. Buonasera ai telespettatori di Rete 8, buonasera ai partecipanti a questo appuntamento qui a Chieti, buonasera ai lettori del quotidiano Il Centro. Questo è un primo momento della campagna elettorale a Chieti, un primo momento di confronto tra i 5 candidati alla carica di sindaco della città che si sfideranno nella campagna elettorale, che legalmente non è ancora iniziata perché domani verranno presentate le liste in comune, però insomma sappiamo che questi 5 saranno sicuramente loro a contendersi la fascia di primo cittadino. Questa di stasera è davvero una trasmissione particolare, una trasmissione nuova anche nella sua impostazione, non l'abbiamo fatta molto spesso, per la prima volta la facciamo in sinergia con il quotidiano Il Centro, e di questo siamo molto contenti e anche orgogliosi come Rete 8, e anche so che i colleghi del Centro hanno lavorato molto per questa iniziativa, un'iniziativa che però, devo dire la verità, è nata da una forza trainante di questa serata di politica, di questa serata di democrazia, vale a dire l'Associazione Amici del GBVico di Chieti, che ha chiamato noi e il quotidiano Il Centro. Ci siamo messi insieme, abbiamo deciso, in un momento non facile perché anche organizzare eventi, capirete, in questi giorni, in queste settimane è abbastanza complesso, per organizzare appunto la prima serata di confronto, poi ce ne saranno altre anche nella nostra emittente, tra i candidati sindaci, per mettere insieme le idee, i progetti e a confronto le idee e i progetti per governare questa città nei prossimi 5 anni. Quindi io ringrazio in particolare l'Associazione Amici del GBVico e chiamo qui il presidente dell'associazione stessa, l'avvocato Stefano Marchionno, che può alzarsi anche se vuole, oppure ecco qua, lo inquadriamo. Ci spiega un po' il motivo di questa pazza idea, possiamo dire, perché insomma riuscire poi anche ad avere il consenso di tutti in momenti anche impegnativi, perché in queste ore stanno anche mettendo a punto le liste, insomma, di regalare questo momento di confronto alla città. Marchionno. Sì, grazie direttore, buonasera a tutti. Hai espresso parole troppo buone nei nostri confronti. Però perché abbiamo deciso di organizzare questo confronto? Perché noi come associazione, ma in generale l'associativismo teatino in questi anni ha fatto tanto, ha dato molto alla città, e quindi per noi è stato un obbligo, anzi un dovere morale e civico farci promotori di questa iniziativa. Innanzitutto sono io che devo ringraziare voi, devo ringraziare Rete 8, devo ringraziare Il Centro, perché avete dato subito l'assenso positivo e mostrato entusiasmo per questo confronto. I candidati sindaci uguali, non ho fatto in tempo a chiamare tutti quanti perché ci ho parlato con tutti, ho un buon rapporto con tutti ovviamente, e hanno tutti aderito con entusiasmo. Quindi è con piacere che ospitiamo in questo bellissimo locale storico di Chieti, il ristorante Bella Vista, che noi tutti teatini, i più giovani purtroppo no, però chi ha dei 40 anni in su come me ricorderà tanti ricordi legati a questa struttura. Io vorrei cogliere l'occasione per buttare giù due riflessioni, su tenuto conto che abbiamo i nostri candidati, un paio di cose sul mondo delle associazioni. Come detto, in questi anni abbiamo fatto quello che volevamo fare, che volevamo fare, però abbiamo avuto anche delle difficoltà per organizzare le nostre iniziative. Quindi adesso dipenderà da voi delle domande che vorrete fare, però se hanno pensato, se nei loro programmi rientra la nuova istituzione della consulta delle associazioni, quindi se hanno pensato a una forma di coordinamento e tra associazioni e comune. E un altro motivo, un altro elemento che sta a cuore a tantissime associazioni del territorio, non personalmente a quella che presiedo pro tempore, però tantissime associazioni che, come sapete, hanno sede nell'ex caserma Pierantoni. Ecco, sappiamo tutti che il progetto è quello di modificare e trasformare l'ex caserma Pierantoni in casa dello studente, quindi tante associazioni, decine di associazioni cittadine si ritroveranno tra un anno e mezzo,
senza sede, quindi se i candidati sindaci hanno già pensato, individuato una struttura che possa accogliere le nostre associazioni. Concludo con, spero di non essermi dilungato troppo, con una riflessione che scambiavo poco fa con alcuni associati e presidenti di associazioni cittadine presenti in sala. Si parlava di Chieti città d'arte e di cultura. È uno slogan che noi abbiamo detto, ci siamo sentiti ripetere in questi anni, però al di là di una dell'eccellenza che può essere il Teatro Marruccino, Chieti città d'arte e di cultura è rimasta solo ed esclusivamente uno slogan. Quindi volevo cogliere, anche perché sono il promotore, quindi esigo, no scherzo, volevo cogliere l'occasione dei candidati sindaci, se loro credono in questo che purtroppo oggi è solo uno slogan, ossia Chieti città d'arte e di cultura, quindi se pensano, ritengono che cultura, arte e conseguentemente turismo possano essere una fonte di sviluppo per la città, e in caso positivo penso che abbiate tutti esprimerete tutti una risposta positiva, e se avete già individuato le persone, le intelligenze e soprattutto le risorse per portare avanti questi tre settori. Mi taccio, vi ringrazio nuovamente, grazie. Ringrazio tutti. Grazie, un applauso al presidente Marchionno, perché ripeto, non è stato facile organizzare questa serata. Io Alberto Capo sta inquadrando peraltro un pubblico veramente, meriterebbe un applauso da parte nostra, perché indossano tutti le mascherine nonostante siano a un metro qualcosa di distanza l'uno dall'altro, anche i candidati sono distanziati, però hanno il loro microfono che peraltro è personalizzato, è stato sanizzato, quindi non abbiamo problemi. Devo dire, siete stati bravi anche nell'organizzazione logistica di questa non facile situazione. Pietro, prima di passare alla tribuna elettorale, rieccoci, direi, perché noi ci siamo incontrati già in quella sfida virtuale sulle pagine del quotidiano Il Centro, che ha coinvolto tanti cittadini nella scelta del sindaco in questo referendum. Qualcuno dei votati è diventato un candidato reale, segno che comunque è stata utile questa fase anche per sollecitare un po' la città e gli stessi protagonisti di questa campagna elettorale sui temi. Un'iniziativa utile che però diventa adesso un'attenzione quotidiana del quotidiano d'Abruzzo su questa città. Pietro. Sì, certamente, buonasera a tutti qui in sala e buonasera ai telespettatori di Rete 8 e del Centro. Ci troviamo qui per fare il primo passo, l'esordio in questa campagna elettorale. Domani scade il termine alle ore 12 per presentare le liste elettorali e si comincia con il mese decisivo alla ricerca dei voti. Abbiamo qui i 5 candidati sindaci e diciamo che le sorprese dell'ultima ora su questo fronte sembrano escluse. Le liste, diciamo, diamo qualche primo numero, dovrebbero essere 19, salvo sorprese dell'ultima ora, e quindi a Chieti dovremmo avere circa 600 candidati nei prossimi giorni, che facendo una passeggiata potrebbero chiederci il voto. E comincia un mese importante, un mese decisivo, un mese in cui tutto quello che è stato fatto prima viene lasciato alle spalle e si passa dal virtuale si va al reale, in cui bisogna stringere e vedere cosa si deve fare per questa città. Bene, allora entriamo nel vivo del confronto tra i 5 candidati sindaci di Chieti, saranno presentati man mano sulla mia prima domanda, che sarà una domanda di presentazione. Nel frattempo ricordo brevemente le regole, loro già le conoscono, c'è stato un sorteggio all'inizio, quindi il primo giro è stato sorteggiato, gli altri saranno fatti secondo un criterio di alternanza. Cercheremo di fare più domande possibili, le risposte non dovranno superare i 3 minuti, oltre i quali scatterà un bip di avvertimento, ma sono un po' le regole di tutte le nostre trasmissioni elettorali. Allora, il primo candidato è Luca Amicone. La mia unica domanda, poi le altre le farà Pietro, appunto, è relativa alla presentazione del candidato sindaco. Ecco, perché ha deciso di candidarsi a sindaco di Chieti, Luca Amicone? Buonasera a tutti, innanzitutto mi presento, sono Luca Amicone, il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle qui a Chieti. Ho 40 anni, nella mia vita ho svolto diverse attività, sono stato operaio, commerciante di automobili, attualmente sono un impiegato di banca. Senta?
Siamo un attimo, ecco, intanto in attesa che risolviamo il problema. Sente? Sì. Adesso sì. Sono un impiegato di banca da 20 anni, mentre lavoravo ho studiato, ho preso 2 lauree, una laurea triennale e una laurea magistrale in scienze manageriali. Circa 7 anni fa ho vissuto un breve periodo negli Stati Uniti d'America e lì ho riportato un'idea in Italia, ho costituito una startup innovativa nel campo paramedicale. Con questa startup ho vinto di recente 2 premi regionali come miglior startup d'Abruzzo. Parallelamente è nata la mia passione per la politica. Io sono il primo dei non eletti nel Movimento 5 Stelle nelle scorse amministrative del 2015 e da circa 7-8 anni seguo il gruppo locale del Movimento 5 Stelle. Ho fatto questo passo in più e mi ricollego a quello che ha detto l'avvocato Marchionno per presentare questa serata, dicendo che Chieti è una Ferrari con un motore da 500. E io dico onestamente, credo nella mia città e credo che quel motore purtroppo sia rappresentato dalla politica locale. La politica cittadina purtroppo non è all'altezza della città. E quindi il mio impegno è proprio in questa direzione, portare la città allo stesso livello della politica e viceversa. Ci metterò tutto il mio impegno, una squadra fantastica, sono persone straordinarie che mi stanno seguendo da diversi mesi, il gruppo ormai è compatto e coeso. Questa mattina abbiamo depositato le liste, quindi abbiamo depositato anche il programma cittadino che scoprirete nei prossimi giorni e lo vedremo insieme. Grazie. Grazie, grazie Micone. Applauso. Bruno Diorio, chi è Bruno Diorio? Buonasera a tutti, saluto i concittadini anche che ci ascoltano in TV. Bruno Diorio purtroppo ha 60 anni, faccio il medico di medicina generale da 30 anni, sono specialista in gastroenterologia ed endoscopia digestiva, ho fatto soltanto il medico in vita mia, con qualche anno trascorso per la passione sportiva, soprattutto il Chieti Calcio, come giornalista di Rete 8 e ho vissuto questa passione sportiva che mi ha accompagnato durante i miei anni di studi. Chi sono? Sotto aspetto professionale lo sanno i miei pazienti perché quotidianamente io faccio questo lavoro qui vicino, un ambulatorio di medicina generale, da 30 anni svolgo questa professione. La politica me lo chiedo ancora oggi, non avendo un pedigree politico, non avendo avuto mai tessere politiche, mi chiedo ancora oggi che ci faccio in questo ambiente, però dall'altra parte mi rispondo che il mio dovere è essere ancora oggi di più in questo ambiente, perché qui non si parla di Ferrari o 500, si tratta di discutere della mia città, una città che è stata umiliata ed offesa da amministrazioni ultime. Io come cittadino mi sento davvero in disagio quando parlo con i giovani nostri per il futuro che si prospetta per questa città. Io la definisco un ospizio all'aperto, scollegata dalla periferia, dallo scalo, che è una parte importante della nostra città. Viviamo arroccati con una mentalità chiusa, servile, che è tipica della nostra città, che ci ha portato ad un isolamento totale da parte, non dico del mondo, ma del circondario. Siamo isolati e siamo diventati addirittura demograficamente inferiori anche ad una cittadina ridente che sta sulla costa, che si chiama Montesilvano, un capoluogo umiliato ed offeso da una politica locale. Mi sento orgoglioso perché sono stato sollecitato ad entrare in questo mondo che non è la politica per me, ma è occuparsi della mia città, della nostra città. Io come teatino ci tengo alla mia città e voglio che le mie figlie che stanno studiando, come tanti figli di nostri concittadini che sono fuori dalla nostra città a cercare futuro, voglio che tornino, perché questa è una città che è restata in mano a 4-5 signorotti che credono ancora di fare il bello e cattivo tempo in questa città e i nostri figli vanno a studiare e non torneranno mai più. Io ho studiato tanto nella mia vita e vorrei che, e ho riscosso nella mia città, mi impegno per il futuro, per questi ragazzi e per le periferie di questa città, perché se noi pensiamo che la città di Chieti sia soltanto Corso Maruccino facciamo un errore clamoroso, continuiamo a vivere con questa nostra mentalità che ci ha resi odiosi nel resto dell'Abruzzo. Chieti è unica, ma vado a Brecciarola, San Martino, Chieti Scalo, Filippone, Buon Consiglio, dove abito io, che è un assembramento di animali, di campagna, eccetera. Mi vergogno a abitare in questa città. Per cui l'orgoglio mi è venuto anche dalle sollecitazioni che ho avuto da
esponenti politici che hanno accettato il mio input, il mio primo comandamento: spogliatevi di etichette politiche, di simboli politici, perché con me non attaccate. Quindi se Forza Italia diventa Forza Chieti mi fa piacere, perché sono un tifoso del Chieti. Italia Viva si spoglia e diventa Chieti Viva, sono felicissimo. La mia, l'ultima arrivata, Azione Democratica. Il mio invece è il simbolo del cuore. Non ho messo nero verde perché era facile che poi ci speculassero, nonostante le mie 2000 partite che ho visto il Chieti Calcio, qualcuno ci ha zuppato, allora ho preferito ritornare a fare un bel cuore rosso. Grazie, grazie Diorio, perché poi sulla coalizione credo che ci saranno domande specifiche. Grazie. Fabrizio Di Stefano, chi è Fabrizio Di Stefano? Beh, chi sono io? Penso che tutti lo sappiano. Sono, però partiamo prima dalla mia parte di vita privata, e cioè sono un farmacista, professionista, ho un docente al contratto all'Ateneo d'Annunzio. Da qualche anno sono anche imprenditore turistico, perché ho rilevato la Casina dei Tigli, che nel 2016 era anch'essa desolatamente chiusa. Ho altre attività di natura imprenditoriale, però ho sempre, da sempre, nutrito la grande passione per la politica. Io non mi vergogno a dire che a 14 anni sono entrato per la prima volta in una sede di partito, ho fatto la militanza in quel partito, sono stato dirigente nazionale dei giovani del FUAN, vicepresidente nazionale, poi sono stato candidato ed eletto consigliere regionale nel 2000, nel 2005 riconfermato, poi sono diventato senatore della Repubblica nel 2008, nel 2010 sono stato eletto primo in assoluto degli eletti al Comune di Chieti come consigliere comunale e successivamente riconfermato alla Camera dei Deputati. La scelta nasce da tante motivazioni, ma vorrei innanzitutto ringraziare l'associazione Noi del GBVICO per questa iniziativa, e proprio per ringraziarla in maniera migliore vorrei rispondere anche alle domande che Stefano ci ha posto all'inizio del, come incipit della trasmissione, e cioè l'attenzione al mondo culturale, all'associazionismo culturale e tutto quello che lui aveva poc'anzi detto. Beh, io sono pienamente d'accordo sul fatto, e magari nelle prossimi interventi, se avremo modo di parlare del programma, lo illustrerò con dovizia di particolari, sul fatto che credo che soprattutto la parte alta della città non possa che puntare ed avere esclusivamente una vocazione turistico-culturale. Vado dicendo sempre, se Matera, con 300 anni di storia, non avendo vicino un aeroporto, non avendo una stazione ferroviaria, non avendo un casello autostradale, il più vicino a 110 chilometri, vive di turismo culturale, Chieti, con 3.000 anni di storia, con i suoi reperti, con le sue bellezze culturali, architettoniche, archeologiche, con i suoi musei, non vedo perché, avendo un aeroporto a qualche chilometro, avendo due caselli dell'autostrada, avendo una stazione ferroviaria, non vedo perché non possa basare, incentrare il suo sviluppo economico sul turismo culturale. È evidente che va implementato. Va implementato come? Attraverso, rispondendo sempre a Stefano, attraverso innanzitutto la sinergia col mondo dell'associazionismo, per cui per quanto mi riguarda, e chiudo, per quanto mi riguarda io non solo voglio fare la consulta delle associazioni culturali, ma anche della solidarietà, coinvolgendo la grandissima mole di associazioni solidaristiche che ci sono a Chieti e le parrocchie, che sono un elemento fondamentale per la solidarietà. Grazie, grazie Di Stefano. Diego Ferrara, chi è Diego Ferrara, per chi non lo conoscesse? Allora, ahimè sono il più anziano del gruppo, il meno giovane, ho 66 anni, sono nato a Chieti, chietino verace, da una modesta famiglia monoreddito che ha avuto la soddisfazione di far studiare e laureare il figlio, anzi i figli, qui in sala c'è anche mio fratello, anche lui biologo, io sono medico di medicina generale, faccio questa professione da 40 anni in questa città, dopo aver lavorato sia all'ospedale di Chieti che all'ospedale di Lanciano.
e come il collega Di Orio la nostra professione è totalizzante, nel senso che noi non abbiamo tempo durante la giornata di pensare e di fare altro. Quindi molti si chiedono: ma come vi è venuto in mente, no? Come vi è venuto in mente? Allora, io devo dire che forse a differenza di Bruno ho fatto sempre politica, anche se non attiva, durante gli anni dell'università. Poi mi sono un po' calmato con la costruzione della mia famiglia, mi sono sposato molto presto, ho dei figli già grandi, sono felicemente plurinonno. E 5 anni fa sono stato folgorato sulla via di Damasco da un gruppo di persone bravissime e politicamente all'opera, con una lista civica chiamata Chieti per Chieti, Naus al PD. Sono stato eletto consigliere comunale, ovviamente di minoranza, e il mio curriculum di lavoro, che ne dica qualcuno, è stato molto ricco durante questi 5 anni. Purtroppo, nonostante le mie emozioni siano state sempre votate sia a maggioranza e molte volte all'unanimità, non c'è mai stato un esito positivo a questo, e questo dimostra un po' l'immobilismo dell'amministrazione precedente. A differenza del mio collega Bruno, a cui va il mio affetto, nonostante io debba constatare in effetti un po' il degrado della nostra città, ma mi piace tanto e la amo tanto che sono fortemente ottimista. Sono fortemente ottimista che le cose possano andare meglio, possano andare bene, e che tutte le brave persone, qualunque sia il loro orientamento politico, possano fare grande, possano di nuovo fare grande questa città. A questo sono perfettamente consento con Bruno, che la città è unica, e qui siamo tutte brave persone, e io penso che possiamo fare il bene di questa città una volta per tutte. Grazie Ferrara. Paolo. Paolo De Cesare. Buonasera a tutti gli intervenuti e un caro saluto anche ai telespettatori che ci seguono da casa. Un sentito ringraziamento all'associazione Noi del Gibivico, associazione culturale importantissima della nostra città. Lo dico anche da collega dell'avvocato Marchioni, in quanto anch'io mi onoro di rappresentare l'associazione culturale più antica della città di Chieti, qual è il Circo degli Amici. E mi presento, sono Paolo De Cesare, ho 28 anni, sicuramente sono il più giovane tra i candidati a sindaco, sono laureato in economia aziendale, ho conseguito un master a Luiss in management delle imprese di costruzioni, perché il mio settore è quello appunto delle costruzioni. Sono il rappresentante della quinta generazione dell'impresa di costruzione appunto più antica della città di Chieti, ed inoltre io anche recentemente, proprio perché amo e credo fortemente in questa città, ho avviato delle attività commerciali in città, proprio perché credo fermamente nella città stessa. È chiaramente sotto gli occhi di tutti il declino, che è lo stato comatoso in cui versa la nostra città ormai da tanti anni, ed è per questo che io ho deciso, insieme a un gruppo di amici, insieme a un gruppo di tiatini doc come me, di autodeterminarci insieme, senza deciderlo nelle segrete stanze romane o milanesi. Abbiamo deciso qui a Chieti, con amore per la nostra città, che era arrivato il momento di mettere in campo un concreto e reale rinnovamento della classe politica tiatina, che come tutti sappiamo è sempre la stessa nei volti e nelle idee da circa 25 anni di media. Quindi abbiamo deciso che era giusto, quindi un dovere proprio civico, da persone non della politica ma da
persone, da cittadini, persone umili, commercianti, operai, imprenditori, professionisti, persone avulse, molte dalla politica. Una delle mie liste, ci tengo a rimarcarlo, la lista Chiama Chieti sarà composta da 32 persone della società civile che non sono mai candidate prima, non hanno mai avuto a che fare con la politica. Credo che noi siamo l'unico sicuramente polo civico della città in questa competizione e non abbiamo neanche un consigliere comunale uscente nelle nostre liste e ci proponiamo con un programma tutto nuovo. Io chiaramente da imprenditore voglio puntare, considerando il momento di difficoltà congiunturale a livello nazionale, oltre che segnatamente, come tutti sappiamo, del Comune di Chieti, dico anche dal punto di vista chiaramente del bilancio, abbiamo in mente anche di fare tante iniziative puntando a delle forme di innovazioni che possono essere il partenariato pubblico-privato o anche con staff di progettazioni qualificati per intercettare più finanziamenti europei possibili, perché le risorse sicuramente rappresentano la cosa fondamentale di un'attività di governo. Il nostro programma è molto nutrito, però mi sembra di capire che successivamente si parlerà dei programmi. Io ho sentito il dovere, come dicevo, da persona della società civile, quindi un dovere civico e morale, di impegnarmi per cambiare le cose in questa città. Grazie, grazie anche a Paolo De Cesare. Complimenti a tutti e cinque per essere stati perfetti, direi, nei 3 minuti assegnati. Allora noi facciamo la prima pausa, dopo la quale Pietro Lambertini inizierà a mettere sotto torchio i 5 sfidanti. A tra poco! Allora, siamo tornati per la seconda parte di questa nostra trasmissione di confronto tra i 5 candidati sindaci di Chieti. Nella prima parte della trasmissione si sono presentati, adesso risponderanno alle domande del collega del quotidiano Il Centro, Pietro Lambertini. La stessa domanda per tutti e 5, che risponderanno in un ordine diverso rispetto alla prima. Pietro. Inauguriamo questo ciclo di tribune elettorali con una domanda facile facile per mettere a loro agio i candidati, poi ci sarà tempo per entrare nei dettagli e essere magari un po' più cattivi. Comunque, com'è composta la vostra coalizione e perché in fin dei conti un residente di Chieti dovrebbe scegliere la vostra parte invece di un'altra? Allora, il primo che è stato sorteggiato per questa seconda domanda è Fabrizio Di Stefano. Bene, la mia coalizione è facilmente individuabile perché è chiaramente partitica, politica ed è il centrodestra. È l'unica coalizione di centrodestra intesa nella sua interezza. E credo che al di là della colorazione e notazione politica, io credo e vorrei tanto che, ed è per quello che sto girando palmo a palmo la città per spiegare il mio programma, perché vorrei tanto che si fosse premiato il progetto politico che c'è all'interno di questa coalizione, all'interno di questa squadra. L'ho già in parte dettagliato nel rispondere alla domanda del presidente dell'associazione GB Vico. Come rilanciare, come far decollare Chieti, soprattutto dopo il Covid che ha distrutto tutte le economie nazionali e quindi a maggior ragione anche quelle meno forti come la nostra. Su questo, e riprendo ancora quello che diceva Stefano, su questo credo che Chieti possa e debba puntare su 2 asset fondamentali. Per quanto riguarda la parte bassa, noi abbiamo quella doppia potenzialità che va implementata e potenziata e recuperata, che è il discorso università-ospedale o ospedale-università. Sono le 2 più grandi aziende della città. È evidente che su questo dobbiamo puntare per migliorare ancora di più, specialmente l'ospedale che ha 2 bracci, come sapete, oggi fuori utilizzo. Noi dobbiamo al più presto recuperare quegli spazi, perché intorno all'ospedale non soltanto gira tutto quello che è il servizio sanitario, ma gira anche una grande economia, diretta e indiretta. Soprattutto se sinergizzata con l'università, quell'economia diventa fondante per quella parte. Lo sappiamo e lo sanno i cittadini che vedono attività commerciali, in particolar modo attività di ristorazione e di bar, che vivono anche e soprattutto nella parte bassa grazie agli studenti universitari, per quelli che affittano gli appartamenti a Chieti. Ma dobbiamo recuperarle ancora di più questo rapporto, per far sì che gli studenti vivano di più la città, vivano di più anche la parte alta,
riportandoli anche sull'intero centro cittadino. Un centro cittadino che ha, come dicevo prima, una straordinaria ricchezza in termini culturali. Ed è su questo che noi vogliamo investire e dobbiamo investire. L'ho già fatto, l'ho detto, suscitando mille polemiche, sulla progettualità europea, ed così rispondo ancora a Stefano, che chiedeva attraverso quali? Attraverso i fondi europei, che sono ormai la principale fonte di acquisizione di risorse. E soprattutto perché c'è un filone particolare delle risorse europee che punta specificatamente sul turismo e sul turismo culturale. E allora un grande sforzo sul Marruccino, che tutti sanno quanto amato e quasi ho fatto per il Marruccino in tempi lontani e recenti. Intorno a tutto questo noi dobbiamo costruire recettività, attrazione e marketing territoriale. È una sfida bella, una sfida importante. Ho sentito squillare accanto al fruscio del microfono anche la sirena che mi dice che il tempo mi è finito. Spero di poterne parlare. C'è ancora qualche secondo, allora, perché era un telefono. Okay. Era il timer. Il timer. Allora. E correttamente mi taccio, aspetto di ripropormi successivamente. Grazie di Stefano, grazie di Stefano. Chiedo in sala di spegnere i telefoni se possibile, perché altrimenti abbiamo delle difficoltà qui a sentire. Grazie. Amicone, la lista, in questo caso la lista del Movimento 5 Stelle. Sì, allora il Movimento 5 Stelle si presenta da solo, non va in coalizione, e voglio spiegare anche il perché. Come sapete tutti, in questi gli ultimi due giorni, a seguito di una votazione nazionale dei nostri iscritti su Rousseau, ci è stata data una nuova chance per aprire anche ai partiti tradizionali. C'è stata una prima interlocuzione con il candidato del centro-sinistra, si è incentrata principalmente sui programmi, però attualmente la scelta strategica per presentarci al primo turno è comunque di andare da soli. Questo perché io voglio sottolineare che il Movimento 5 Stelle ha una forza di base, perché il Movimento 5 Stelle è nato diversi anni fa come forza civica ed è entrato in Parlamento. Poi, circa due anni fa, siamo andati al governo del Paese e abbiamo una responsabilità che deve essere trasferita anche sui territori. Il Movimento 5 Stelle quindi non ha filtri, non ha strutture di partito e praticamente a tutti i livelli noi portiamo avanti lo stesso dialogo e lo stesso programma. Noi sia a livello locale, quindi comunale, che a livello regionale, a livello parlamentare, ma anche a livello europarlamentare, noi manteniamo sempre la stessa linea e quindi proponiamo alla città un qualcosa di unico che va nella stessa direzione e che non cambia col tempo. Io però vorrei fare un appunto sulle altre coalizioni, visto che io sono l'unico a non andare in coalizione, vedo onestamente negli altri schieramenti, diciamo, collocamenti di personalità politiche che si mascherano dietro una forza civica, io la chiamo finto civismo, e in realtà all'interno porta addirittura esponenti che vanno dalla destra alla sinistra, e io mi chiedo come possa durare nel tempo e soprattutto dopo questa tornata elettorale questa coalizione. Io sono convinto che queste coalizioni nate così in breve tempo abbiano breve vita. Quindi io invito i cittadini a riflettere quale sia la scelta migliore su una coalizione forzata, passatemi il termine, oppure su una forza coerente che si esprime a tutti i livelli. Bene, grazie anche per i tempi. A presentare la sua coalizione ora Diego Ferrara. Diego Ferrara. Allora, la coalizione che mi sostiene in questa candidatura è formata da quattro liste. La elencazione che farò non è per diciamo importanza maggiore o minore, perché sono tutte importantissime. C'è la lista storica del PD, c'è la lista di sinistra per Diego, c'è la lista Chieti per Chieti, che è la lista civica storica con la quale è iniziata la mia iniziatura politica, diciamo, e poi c'è una lista completamente civica, la lista del sindaco. Allora, è una diciamo coalizione fatta da persone veramente meravigliose.
che io ho conosciuto una per una. Sono persone effettivamente tutte molto motivate, hanno questa forza dentro di loro incredibile. Ci sono uomini, donne e tantissimi giovani. E la nostra differenza, noi siamo differenti perché siamo uguali, io sono un primum inter pares, e soprattutto siamo coerenti, e non so se molti possano oggi dirsi coerenti rispetto al loro inizio politico. Bene, grazie. Paolo De Cesare, che presenta la sua coalizione. Sì, la mia coalizione, come dicevo nel mio primo intervento, è una coalizione totalmente civica, composta da quattro liste, che sono la lista Chi ama Chieti, lista composta da tantissimi giovani, persone impegnate nel sociale, nell'associazionismo, una media di 40 anni, una importante presenza di donne, tanti giovani che cercano di impegnarsi per il loro futuro e il futuro della città. Un'altra lista è la lista Chieti C'è, dove ci sono persone anche di esperienza che rappresentano e hanno rappresentato in passato un buon esempio di amministrazione. E comunque ci sono anche lì persone impegnate sempre nel campo del volontariato, dell'associazionismo, nonché anche del mondo volontari, dei rappresentanti del mondo della difesa degli animali, della tutela degli animali, e dello sport, e quindi è un'altra lista ben variegata. Poi c'è la lista della Teatinità, che fa capo al qui presente, tra l'altro, presidente emerito dell'associazione Noi del Gibivico, ingegner Giustino Angeloni, di cui insomma la sua Teatinità e la sua appartenenza è ultranota, dove lui tra l'altro sarà candidato in accoppiata anche con la preside del dirigente del Comprensivo 1, la professoressa Grazia Angeloni, e ci sono insomma tanti tifosi del Chieti, del basket, della pallavolo, del mondo dello sport. E poi c'è la lista civica regionale Azione Politica, anche questa una lista con tantissime persone nuove, persone insomma della società civile. Noi siamo, come detto, appunto una coalizione totalmente civica, abbiamo in animo di chiaramente impegnarci per quanto riguarda la cultura, non fosse altro che anche proprio la mia vocazione da presidente, come dicevo prima, di un'associazione culturale antica, nonché anche come amministratore del Teatro Marrucino. In questi anni mi sono impegnato alacremente, l'ho fatto come in tutti i miei ruoli che ho ricoperto a servizio della città in maniera totalmente gratuita, insomma ho fatto tantissimo anche nel teatro che prima è stato citato, ricordo insomma che sia dal punto di vista strutturale sia dal punto di vista del palinsesto delle iniziative abbiamo raggiunto dei risultati che mai prima si erano visti, quindi chiaramente puntare sulla cultura è una cosa importante per la città, per il suo patrimonio, enorme patrimonio culturale, ma non è solo il teatro, penso a tutti i due musei archeologici nazionali che abbiamo, di Villa Frigeri e di della Civitella, Villa Frigeri all'interno del quale c'è il guerriero di Capestrano che è il simbolo dell'Abruzzo, purtroppo sono i musei anche a livello nazionale meno visitati, quindi dovremmo più valorizzarli, ma penso alle terme romane che come complesso termale romano, dopo le terme di Caracalla, le terme di Diocleziano, è uno dei complessi termali più importanti, i templi romani, il teatro romano, tutto il nostro patrimonio culturale è da valorizzare, perché vuol dire turismo, vuol dire economia, e pensare che non abbiamo neanche un info point mi piange totalmente il cuore. Grazie. A presentare ora la sua coalizione è Bruno Di Iorio. Allora, come già ho accennato prima, due secondi per rispondere all'amico Amicone che diceva di associazioni civiche, credo si riferisse proprio alla mia. Io sono l'unico, forse l'unicum sono io, estraneo in questo mondo, perché i 5 Stelle sono partiti come movimento, ma adesso ce li ritroviamo al governo e esercitano l'attività come un partito vero e proprio, e credo che le ultime notizie, le ultime vicende ce lo dimostrino. Delle altre coalizioni non voglio parlare perché sarebbe troppo facile parlare e esprimere il mio giudizio.
c'è un aggiunto uscente che si ripresenta con le casacchine diverse, ma non voglio far polemica, non è questa la sede. Parlo della mia, io sono arrivato da pochissimo, perché quando avete fatto quei sondaggi col centro, io ero un lettore del centro e ho votato anch'io il mio candidato di riferimento, che non era in quella lista, quindi ne ho espresso uno di mio gradimento, che però non è nemmeno rappresentato qui. La mia è una coalizione nata da una supplica, lo posso dire, senza modestia, senza falsa modestia, io sono quello che sono, mi sono venuti a fare la processione nel mio studio per chiedermi se avessi voglia di candidarmi e spendermi per la mia città. Non parlo di politica, quindi non devo amministrare i politici, io devo amministrare le teste, amministro le teste di Chietini. Quindi che sia la primogenitura di questa coalizione fatta da Mauro Febbo, Alessandro Marzoli, ai quali si è aggiunto anche Francesco Ricci, che è stato il promotore dell'ultima azione, a me non mi tange manco di una virgola, perché questi signori hanno fatto con me un patto di civismo. Io mi spendo e mi cambio la qualità della vita in peggio senza avere nessuna possibilità di arricchimento personale, di carriera professionale, perché sono ultra gratificato, grazie a Dio, e non cerco di tutelare una carriera politica in declino evidente alla ricerca di un rilancio con la targa sindaco di Chieti. A me non interessa, io lavoro per Chieti, questi signori hanno fatto un patto di civismo, un patto indietro, ho detto togliete i vostri simboli. E devo dire che Mauro Febbo, tutti mi dicevano a Chieti, no, siamo i quaquaraquà, si dice una volta, adesso sono quelli su Facebook, i quaquaraquà identici, e parlavano, questo Febbo ti sgancia, Mauro Febbo ti sgancia, vedrai, arriva l'input di Berlusconi, ha rispettato il patto pari pari Mauro Febbo, perché io l'ho guardato negli occhi e ho detto io sono di Chieti, sono tuo coetaneo, ho una mia professione, ho una mia vita, ho tre figli che stanno a studiare, farmi prendere in giro dei miei figli non esiste. Hanno accettato, siamo arrivati al dunque, Mauro sta rischiando la sua carriera politica professionale, Alessandro Marzoli è un emergente tanto di cappello perché è un giovane, nella mia lista ho tutti i giovani che a 23 anni non avevano cariche istituzionali o gettoni o senza gettoni, comunque ruoli gratificanti nelle varie associazioni, stanno a studiare fuori Chieti sti ragazzi, la mia è una lista piena di questi giovani che vorrei tornassero e spodestassero questi contitoli ma un po' di sabbiosi nelle loro fondamenta. Quindi la mia è una coalizione civica e che se non rispettano le regole io me ne vado in mezzo secondo via, non c'è problema, io non devo fare il deputato, il consigliere regionale, quindi dirò sì ad input che mi arrivano dall'alto. Il primo input che mi arriva dall'alto, buongiorno, ciao, io sono a Chieti, lavoro per Chieti, Chietini, vi tutelerò. Grazie. Come ho fatto sempre. Grazie Viorio. Allora, abbiamo completato la seconda tornata di risposte. Adesso Pietro. Cosa introduciamo? Allora, diciamo che Chieti, ben prima dell'emergenza coronavirus, sembrava una città in sofferenza. Lo stesso sindaco uscente, Umberto Di Primio, 10 anni da sindaco, più di 25 anni protagonista della politica cittadina, non nasconde i problemi del bilancio. I problemi del bilancio non sono un problema burocratico, perché si riverberano giorno dopo giorno sulle famiglie in termini di tasse e in termini di servizi tagliati. Proprio per questo io chiedo ai candidati quali saranno le priorità dei primi mesi di governo. A rispondere per primo a questa domanda sarà Diego Ferrara. Allora, come un buon padre di famiglia prende a raccolta i suoi congiunti per vederne i problemi, ma non solo finanziari, ma anche psicologici, di salute e quant'altro, io penso che al momento dell'insediamento come sindaco dovrò fare una ricognizione, prima di tutto, finanziaria, economica, patrimoniale del comune, per cominciare a parlare delle cose da fare. E chiaramente istituirò un tavolo di lavoro a cui siederanno assessori, ma soprattutto funzionari comunali capaci di amministrare, capaci di intercettare le risorse provenienti dallo Stato e dalla comunità europea, per rilanciare l'economia e il lavoro a Chieti. Io penso che qualunque sindaco si siederà ad ottobre sulla poltrona di Chieti, stavo dicendo Palazzo d'Achille, ahimè non ancora,
e dovrà fare questi conti, dovrà aprire questo vaso di Pandora, che è un vaso di Pandora. Come consigliere di minoranza ho vissuto in tutti questi anni tribolati consigli comunali, dove la giunta comunale cercava di ammantare le manchevolezze con i pareri negativi più volte sostenuti dai revisori dei conti. La giunta di Primio è stata in un determinato periodo ad un passo dal dissolvimento per questo motivo. Ora, io capisco che la colpa vada equamente distribuita, per l'amor di Dio, però in sostanza la protervia di dire va tutto bene quando non andava, non era così, è pericolosa e certamente colpevole. È chiaro che chi andrà dopo di Primio avrà il suo bel da fare. Tra le altre cose dico anche questo, che forse non tutti sanno che il Comune, prima parlavo dei funzionari che dovranno sudare sangue per questo problema, non tutti sanno che il Comune di Chieti sta 200 come organico al di sotto di 200 persone e solo nel 2020 verranno pensionate altre 35 persone. Di queste persone che stanno andando via o che sono già stati pensionati, ci sono le memorie storiche del Comune di Chieti, andati via i quali saranno veramente problemi. Ma il bip o un telefono? Quindi dici. Vabbè. Mi taccio. Temporanea, grazie Ferrara. Di Stefano, Fabrizio Di Stefano, sui conti del Comune. Sui conti del Comune o sulla priorità? Le priorità. La priorità è una, è Chieti. Chieti nella sua interezza. E quindi non c'è un problema o un specifico asset che va messo prima di un altro. Va immediatamente, come diceva giustamente anche Diego Ferrara, individuato, fatto una ricognizione sulla situazione economica e finanziaria della città. Per quanto mi riguarda, io credo che si possa tranquillamente pensare di ipotizzare quello che vorrei fare, aprire subito con cassa azioni il microfono, sono sfortunato con questo microfono, aprire subito con Cassa Depositi e Prestiti una rinegoziazione dei mutui, per una, così come fatto Pescara qualche tempo fa, per rimodulare tutto quanto e riassettare l'economia finanziaria della città. Ma dopodiché la priorità non ha un nome, ma è un'intera città. Certo è che nel segno della volontà di affrontare le priorità della città c'è la mia ferma determinazione di partecipare alla città e di ascoltare la città. Ecco perché quando Stefano mi ha chiesto sulla consulta della situazione culturale ho detto immediatamente sì, perché ho ribadito che faremo anche la consulta della solidarietà con le parrocchie, con il volontariato, con tutto quello che lavora intorno al sociale e alla solidarietà, ma ecco perché voglio coinvolgere su un grande tavolo unico della città anche tutto il mondo dell'associazionismo professionale. Penso alle associazioni di categoria, penso alle associazioni professionali, perché questa è una sfida che o la si vince tutti insieme o la si perde tutti insieme. Ed è una sfida che vale la pena combattere e vincere, perché ce ne sono tutte le potenzialità, perché questa è una città che merita. Lo possiamo fare avendo un quadro chiaro di quelli che sono gli obiettivi. Prima li ho accennati, continuerò a snocciolarli magari nel corso di questa serata, ma comunque nel corso di tutta la lunga campagna elettorale che ci attende, anomala per questo Covid, certamente non possiamo fare a meno però di avere sempre ben chiaro di fronte il terrore Covid che ci assale. E allora penso che un altro dei primi problemi che avremo sarà quello della riapertura delle scuole e di come riaprirle, visto anche l'incertezza di quello che ci attende. Perché, come ho detto, come vado dicendo dovunque, una città che vuole avere, e giustamente ha l'orgoglio della sua storia, della sua cultura, deve avere anche l'orgoglio della sua solidarietà.
e quindi l'attenzione principale vanno rivolto a chi è più debole. I più deboli della società sono i bambini, gli anziani, chi purtroppo ha qualche diversità e le nuove povertà, che purtroppo anche a Chieti, come in tutta Italia, si stanno manifestando in questi ultimi anni. Cioè di coloro che fino a 4-5 anni fa erano tranquilli e sereni economicamente, oggi purtroppo non lo sono più. Questo è un principio e un dovere per la Chieti del 2020-2030 che io immagino. Grazie Di Stefano. Paolo De Cesare, priorità e conti del problema. Ma le nostre priorità saranno quelle di ripristinare una situazione di dignità a questa città, una città che, come si diceva prima, ha 3.000 anni di storia, una città che è capoluogo di provincia in termini giuridici, ma poi di fatto ha perso sostanzialmente tutte le sue caratteristiche e peculiarità di capoluogo di provincia. Se penso alla lunga spoliazione che c'è stata in questi anni appunto degli uffici pubblici, e penso alla Banca d'Italia, e penso all'ufficio Monopoli e Dogane, e penso al sistema delle caserme con il 123esimo reggimento fanteria piuttosto che l'ospedale militare nella caserma Bucciante, indubbiamente quella era una risorsa importante per l'economia cittadina, ma così come tutta un'altra serie di uffici, così come una banca del territorio che abbiamo perso davanti a una classe politica che è rimasta totalmente inerme, seppur non era di stretta competenza, non ho visto barricate in tal senso, ma così come in tante situazioni abbiamo visto prevalere delle città che puntualmente ci fa cogitano, e mi riferisco anche alla vicina Pescara, davanti all'indifferenza in questi anni della classe politica che dal banalizzo, dal casello autostradale piuttosto che a tanti altri aspetti formali, non ha battagliato su una difesa dell'identità teatina. E quindi ripristinare una situazione di normalità, dicevo, in una città dove non ci sono più gli asili nido, in una città dove non ci sono più gli scuolabus, in una città dove sostanzialmente viene quasi negato il sacrosanto diritto della Costituzione, che è quello della pubblica istruzione, perché i librai di testo non erogano più, non rilasciano più i libri alle famiglie, perché il comune sono anni che non paga più i libri. Ma ci rendiamo conto, questo è un capoluogo di provincia, questa è una città, strade dissestate, zero manutenzione, zero programmazione, una città che anche negli edifici è vetusta e abbandonata, e mi riferisco a Piazza San Giustino, dove dinanzi alla nostra maestosa cattedrale, al tribunale dove ogni giorno arrivano avvocati da tutta la regione, c'è l'erba alta un metro e mezzo, il nostro municipio che è la casa di tutti, e 11 anni, ben 11 anni che è chiuso, non si sa quando riaprirà, e nel frattempo il comune ha sede presso la Banca d'Italia e su noi cittadini chieti grava un affitto mensile alla Banca d'Italia di svariate e svariate migliaia di euro, piuttosto che penso al tunnel che collega Largo Barbella al parcheggio del terminal che è chiuso forse da 13 anni, penso a Chieti Scalo, il problema della carenza idrica, il problema del distretto sanitario. Ecco, queste saranno le nostre priorità, ripristinare una situazione di normalità e di dignità alle periferie che sono state abbandonate e trascurate in tutti questi anni. Ci si torna puntualmente solo ed esclusivamente nel periodo elettorale per saccheggiare di voti di residenti che le abitano. Questa situazione deve finire. Chieti 160 giorni l'anno va tutelata, va curata e va ripristinata una situazione di dignità. Grazie, grazie. Bruno Diorio, sulle priorità per la città, a partire da quella finanziaria. Credo che la fotografia sia questa, in effetti. Potremmo soltanto allungare l'elenco di queste nefandezze che viviamo quotidianamente, per cui è inutile che allungo l'elenco, perché forse arriveremmo alla partita dell'Inter di questa sera, e ci tengo. Quindi al di là di... È in contemporanea, peccato. Vabbè, comunque, qualche minuto prima. Per dire che... Sarà anche una replica per i tifosi dell'Inter, insomma. Meno male. E quindi dicevo, quindi è inutile che allunghiamo la pizza, il brodo. Questa è una città che oramai è degradata totalmente, per cui che cosa si può fare? Si può chiedere soltanto come mai siamo arrivati a questo degrado. Io mi faccio una domanda all'inverso: come mai siamo arrivati a questo degrado? Chi ci ha portato a questo degrado? Allora vado un po', me ne vado al comune, io non li conosco, i signori del comune,
voi li conoscete di più perché state sempre in giro, perché io purtroppo sto chiuso lì e non li conosco. Li conoscete, quelli lì sono da evitare probabilmente, quelli che stanno lì dentro li evito. Li evito. Dove stanno? Si sono riciclati in altre parti? Alla conquista di poltrone da mantenere? Beh, questo è il mio programma. Cercare di mandare a casa questi signori che hanno distrutto la mia città, la nostra città. Se ci tenete, questi signori li dovete evitare. Se invece siete chietini finti, riciclabili, non potete fare altro che accodarvi al gruppo. Le mie priorità sono risollevare un po' l'economia. Nel mio campo, nel campo sanitario, ho 3.000 idee di come poter fare, di evitare la fila ai pronto soccorsi. Col Covid adesso si sono tutte evitate, le distanziamento sociale, ma prima era una piazzetta della verdura il mio ambulatorio, cioè c'è un'adeguazione sanitaria a zero rispetto al nord, tutto è dovuto, c'è un atteggiamento però tipico delle popolazioni un po' subacculturate. Ci hanno reso servili e quindi nemmeno ci rendiamo conto di quali sono i nostri diritti. Quando otteniamo qualcosa sembra che sia per grazia ricevuta, e così si è alimentato il clientelismo totale. Siamo arrivati a una distruzione dei nostri valori umani, etici. La mia priorità è rianimare economia e lavoro. Il programma è vasto, meno male se me lo sono tenuto celato perché qualcuno ha scopiazzato già dall'inizio. Tutelare l'ambiente, le aree di sgambamento dei cani. Io non ho bisogno degli animalisti, ho 7 cani a casa mia, più che sgambarsi, insomma, un gatto, un corvo, quindi qualcuno lo sa, non da anni, non elettoralmente me li sono fatti sti cani, ce l'ho da tanti anni, quindi mi conoscono, le aree verdi, lo sport, rianimare lo sport. Per me lo sport è palestra di vita, non parlo del Chieti perché, ripeto, ci si strumentalizza. Parlo di quando ero ragazzo che negli anni 70-80 alle 2:30, alle 5 ci andavamo a vedere a Piana Vincolato il volley, ci trasferivamo alle 2:30 allo stadio Angelini a vedere il calcio, poi a piedi a Colle dell'Ara a vedere la Rodrigo. Questa era la mia infanzia. Oggi non esiste più, i ragazzi di oggi manco la conosco, perciò mi riferisco dai cinquantenni in su. I ragazzi di oggi seguono sti benedetti social, qui si fanno infinocchiare dal primo qualunque di turno che scrive e si sente chissà chi. Quindi all'idea di queste piccolezze locali, ma anche generiche, credo poi sia quella di sollevare proprio il degrado sociale. Io partirò dalle periferie, ho vissuto a Chieti Centro, vivo a Chieti Centro, lavoro a Chieti Centro, ma sono disponibilissimo ad andarmene con un mio ambulatorio, con le Marconi, Buon Consiglio, dove non esiste nulla. E quella povera gente dove io vivo si aspetta, non manco sperano più di risollevarsi socialmente. Grazie. Prego. Amigone, la priorità, le priorità. Allora, la mia priorità come futuro sindaco di Chieti innanzitutto è riorganizzare la macchina amministrativa. Questo è fondamentale. Io ho intenzione di individuare una persona di altro profilo, nominata da me, ma che sia indipendente da me e che si occupi di riorganizzare tutta la macchina amministrativa, comprese le due partecipate. Questo perché? A Chieti cosa succede? Il cittadino, anziché rivolgersi alla macchina amministrativa direttamente, si rivolge al politico di turno, quindi al consigliere comunale o al componente della giunta comunale. Io ho intenzione di spezzare questa catena, perché il cittadino alla fine va ad odiare la macchina amministrativa. Ed è un peccato perché comunque all'interno della macchina amministrativa ci sono delle eccellenze, ne sono certo, le conosco anche, ma non vengono valorizzate. Quindi la priorità, appunto, è riqualificare tutto l'assetto interno e strutturale, questo appunto per dare un servizio migliore, per non passare più per il politico di turno ed avere un efficientamento della struttura. Oltretutto io sento spesso parlare di progetti europei, sappiamo benissimo, appunto per questioni di carenze di personale, che se gli uffici tecnici non hanno il personale adatto, le progettualità europee non possono essere portate avanti, quindi bisogna individuare le esigenze di questi uffici e portarle all'attenzione dei livelli più alti, altrimenti non si riuscirà a fare nulla a Chieti. La seconda priorità è riaprire immediatamente il distretto sanitario di Chieti Scalo e mi impegno fin da adesso a comunque a portare avanti questa battaglia in regione, già lo stiamo facendo e comunque questa è una priorità assoluta di Chieti Scalo, ma non voglio spostare l'attenzione su una parte o sull'altra della città e comunque il mio terzo obiettivo è riunire le due anime della città,
che spesso vengono separate. Grazie. Grazie. Allora noi ci fermiamo per l'ultima pausa pubblicitaria. Torneremo tra poco con la parte conclusiva del nostro confronto. Linea alla regia, tra poco. Allora, siamo nel rush finale di questo primo confronto. Naturalmente non possiamo questa sera esaurire tutta la campagna elettorale, quindi Pietro, andremo su altri due temi che poi saranno sviluppati nel corso di questo mese nei loro incontri, ma anche nelle prossime tribune su Rete 8. Pietro. Allora, siamo ospiti dell'associazione Noi del GB Vico e in questo ambito la cultura è importante ed è un tema sentito. Si parla tanto di cultura come un mezzo per rivitalizzare il turismo e ridare ossigeno a un'economia in sofferenza. Però io ricordo un paio d'anni fa, quando ho cominciato a lavorare in questa città, ricorreva il bicentenario del Teatro Marrucino, un'istituzione simbolo di questa città, e non arrivavano i fondi stanziati, registrando una beffa per questa città. Il rischio che succedano queste cose è sempre dietro l'angolo. Io ai candidati chiedo: cosa hai in mente di fare per rivitalizzare davvero questa cultura e fare in modo che diventi qualcosa poi di tangibile e di pratico? Cosa avete in mente? Il primo a rispondere a questa domanda sarà Bruno Di Orio. Allora, intanto sono, ripeto, un neofita, per cui appena dovessi entrare, qualora dovessi vincere con la mia coalizione, studierò bene la situazione attuale di tutto il patrimonio che nemmeno noi chietini conosciamo appieno, cercherò di mettere in rete tutte le associazioni culturali, mi avvarrò di loro chiaramente, perché sono nello specifico sicuramente più competenti di me, saranno un baluardo al servizio dell'amministrazione comunale. Cercherò di fare un censimento delle potenzialità giovanili, ripeto, perché noi non sappiamo i ragazzi di Chieti quanti ne sono, che validità hanno, che professionalità hanno raggiunto, perché non li vediamo più nella nostra città, stanno fuori. Quindi cercando di innovare e sapendo che il volano della cultura è l'unica possibilità per avere fondi di qualsiasi tipo, regionali, provinciali, europei, perché non esistono i fondi per aprire un centro commerciale, chiaramente, ma per la cultura sì, e allora vorrei però fare una cultura di tipo aperto, non consentire che il Teatro Marrucino sia una nicchia, un'elitaria, ma che sia alla portata di tutti i cittadini, quindi un teatro aperto per tutti, che è quello che viene da Colle Marconi, anche se non c'è la cravatta, possa entrare tranquillamente nel teatro, ed arrivare con la cultura nelle periferie, per cui dare a Chieti Scalo una connotazione di città, perché mi sembra un assembramento di case, e quindi fino ad oggi tutti ne parliamo, ma siamo arrivati al 2020, non si è fatto nulla con l'acqua, dall'acqua alla cultura, il paragone è identico. Per cui io cerco di arrivare con la cultura sul territorio. Cultura non significa soltanto Teatro Marrucino, Chieti Sotterranea e Villa Frigeri, significa dare spazio a tutti questi artisti, questi giovani professionisti che abbiamo, che sono dimenticati perché sono figli di nessuno. Quindi rivitalizzare la nostra città col patrimonio che abbiamo, investire su questi giovani e accontentarci di quello che abbiamo. Poi il nostro patrimonio, non ci dobbiamo inventare le feste, Chieti è già quella, non dobbiamo mettere altre fontane nel centro, pensiamo a portare la cultura sul territorio, apriamoci. Apriamo la nostra mentalità chietina e io credo che quella sia il volano. E poi la concorrenza con Pescara, noi li battiamo a Pescara sulla cultura, è chiaro, è facile, no? Però la devi promuovere la tua cultura a Pescara. Il pescarese a 50 anni ha finito di fare la movida, preferisce venire a Chieti se gli organizzi un qualcosa di rapido, un sinergismo di scambio economico, commerciale, però dipende da chi guida la macchina. Chi guida la macchina e che componenti ha in questa macchina? La macchina attuale, se fermate, lo sappiamo tutti. Adesso hanno provato a cambiare l'autista, ma non so se l'autista sarà in grado di far partire una macchina ferma. Ci manca la batteria, la benzina, ci manca un po' di tutto. Noi invece cercheremo con nuove professionalità tutti i giovani. Guardate le nostre liste che usciranno. Tutti i ragazzi laureati che ci danno una marea di iniziative, una marea di una spinta a noi, soprattutto alla nostra età, che forse viviamo nel ricordo, per cui non nemmeno ci rendiamo conto di quanto sti ragazzi siano disperati nel loro quotidiano. Quindi recuperiamoli e la cultura deve essere il volante della nostra città. Poi non parlo delle attività sportive, perché lo sport e cultura c'è un binomio, un sinergismo, certo. Grazie, grazie. Paolo De Cesare.
La cultura. La cultura, come già detto, è chiaramente può essere un volano non solo di prestigio, non solo può essere un argomento per il prestigio della nostra città e per un riconoscimento al quale noi punteremo Chieti capitale della cultura a livello regionale sicuramente, ma può essere anche un volano per l'economia della stessa. Pertanto noi pensiamo di fare anche un binomio, per esempio cultura e commercio, promuovendo anche un bonus che possa non solo incentivare gli ingressi presso le istituzioni culturali, ma possa anche portare a una scontistica, se convenzionata con le associazioni di categoria nel campo del commercio. Penso anche all'innovazione che mi vuole un po' caratterizzare, vista anche la giovane età, e quindi penso a un'app che oggi manca del comune o comunque non è funzionante, oltre che dei profili social istituzionali che oggi mancano, dove poter informare quotidianamente ed essere rapidi ed interattivi con tutte, non solo le manifestazioni culturali, perché cultura sono anche le iniziative e le manifestazioni, ma anche quali sono gli orari e i giorni dove è possibile fruire e visitare i nostri siti archeologici, i nostri musei, la Pinacoteca Barbella, ma anche le istituzioni private, penso al Museo Universitario di Piazza Trento e Trieste, piuttosto che a Palazzo De Maio, che è un museo bellissimo dove c'è un patrimonio all'interno di opere d'arte molto significativo, e penso anche al turismo religioso, così come noi abbiamo l'ipogeo, la Chieti Sotterranea, che è qualcosa di meraviglioso che pochi conoscono e che pochi hanno visitato, magari anche gli stessi teatini non hanno avuto la possibilità, perché tante volte non si sa come poter fare, quando poterlo fare, e quindi sicuramente essere innovativi in tal senso con un'applicazione, con dei QR code fuori a questi edifici che possano rappresentare la storia, la proprietà dell'edificio e quando è possibile fruire di questi beni, nonché anche un info point che, come detto prima, oggi manca, cioè oggi accade questo: in città arrivano numerosi turisti, anche diciamo tedeschi, svedesi, da tutto il mondo, e puntualmente non sanno come fare a visitare il nostro patrimonio. L'altro giorno addirittura dei turisti sono venuti a chiedere al mio comitato elettorale, a me stesso, come poter fare, perché non sapevano a chi rivolgersi, e io lo vedo la stessa cosa anche con un'attività di cui parlavo prima, che in questi mesi ho avviato, di ristorazione. Vengono puntualmente dei tedeschi, vengono degli stranieri e dicono: bellissima Chieti, ma la dovete valorizzarla. Certo, se penso che l'orologio di Porta Pescara è fermo da 5 anni e puntualmente io ho sollecitato e compulsato personalmente l'amministratore all'amministrazione a farlo ripartire e sta ancora così, e se penso che l'orologio sullo giorno del Teatro Marruccino è stato fermo per 20 anni, se non era per la nostra consigliatura neanche quello sarebbe ripartito, mi piange, come detto prima, il cuore. Quindi bisogna puntare anche delle iniziative culturali, perché ci sono le associazioni culturali che possono fare tanto, e anche in termini di iniziative, perché in questi anni abbiamo perso anche tutti gli eventi che ci caratterizzavano. La settimana mozartiana, che io vorrò ripristinare, voi sapete che nelle mie liste sarà candidato anche il direttore artistico, il maestro Di Toro, ma penso a tante altre iniziative anche per i giovani, Malta Attacchi, Baskers, il presepe vivente, che era a cura di un'associazione culturale, Teatro Grazie. Nostra, che è venuto meno, insomma anche iniziative culturali per far ripartire l'economia della città. Grazie. Diego Ferrara. Allora, il mio pallino è quello di reeditare la consulta delle associazioni culturali, quindi la rivitalizzazione di questa consulta delle associazioni, e creare un tavolo sinergico di lavoro con l'assessorato competente, perché vorrò che a Chieti si calendarizzi tutto l'anno, si calendarizzino tutto l'anno manifestazioni culturali che portino gente, forestieri, chietini prima di tutto, ma anche forestieri e stranieri nella nostra città, perché chiunque di Chieti sa che, come me, sa che quando a Chieti si fa qualcosa, qualunque manifestazione, Chieti si ripopola, e queste manifestazioni, questo tipo di cultura è un volano economico per il commercio, per l'artigianato, per gli albergatori, i proprietari di B&B e quant'altro. Ovviamente tutto questo sempre nella visione che tutti i candidati sindaci ribadiscono e ribadisco
anch'io di Chieti come città unica, quindi Chieti e Chieti Scalo. Non ci dimentichiamo che un mio candidato mi ha fatto diciamo questa similitudine o quantomeno questo aforisma che Chieti Scalo ha un'anima commerciale ma un'aspirazione culturale. Chieti ha un'anima culturale e un'aspirazione commerciale, quindi siamo orograficamente diversi ma uniti nella stessa ottica. Quindi le manifestazioni, la cultura come volano economico. Un'altra cosa che mi è sempre piaciuta pensare e poter attuare è il cosiddetto percorso museale e il biglietto unico, ovvero sia prendere accordi con realtà culturali e museali anche di città della provincia e di altre province e far sì che gli stranieri con un biglietto unico possano visitare le bellezze, i musei e i nostri archivi e quant'altro con un'unica gita, e questo è importante. E ripeto, io penso che il turismo culturale sia estremamente importante per la nostra economia, quindi io punterò molto su questo. Grazie Ferrara. Luca Micone. Sì. Allora, io ho frequentato negli ultimi 5 anni la scuola di recitazione del Teatro Marruccino, quindi conosco bene questa realtà dall'interno e so che è la punta di diamante della città. Ovviamente tutto il mondo dell'associazionismo che gira intorno ha un valore aggiunto che deve essere comunque rilanciato. Prima, ricollegandomi al punto di partenza, cioè riorganizzare la macchina amministrativa, perché anche il mondo dell'associazionismo deve vedere nell'ente pubblico un soggetto facilitatore. Cosa voglio dire? Se un'associazione culturale vuole fare un evento e si rivolge all'amministrazione comunale, deve trovare il cosiddetto pacchetto pronto. Quindi non deve preoccuparsi dell'allaccio dell'Enel, vado sul pratico, dell'occupazione del suolo pubblico, di fare la domanda X, la domanda Y, il bollo, eccetera. Cioè deve trovare uno sportello unico che risponda a tutte le esigenze e con una richiesta unica poter accedere e valorizzare appunto la città con quell'evento. Per quanto riguarda invece la consulta, io sinceramente ritengo la consulta qualcosa di un po' superato, perché io ho intenzione di valorizzare le associazioni che realmente possono dare un valore aggiunto alla città. Cosa intendo? Se io come amministrazione appunto divento soggetto facilitatore, dall'altro lato mi aspetto che l'associazione culturale mi dia un valore aggiunto alla città. Questo può essere fatto sottoscrivendo un accordo di programma e sottoscrivendo l'accordo di programma creare un cartellone di eventi, e sono sicuro che con poche associazioni ma corpose, quindi all'interno con vari componenti, con 10-15 associazioni riusciamo a fare una cartellonistica di eventi che riesca a coprire un'intera stagione. Questo non è una critica, però mi rivolgo anche alle micro associazioni, alcune già mi hanno scritto, io ho avuto l'opportunità di conoscere qualche associazione che ha un solo iscritto, nel senso che, non so, per questioni di visibilità, non so per quale altro motivo, appunto fondano queste associazioni. Quindi io ho intenzione di aggregare il più possibile le micro associazioni, farle crescere un po' per farle diventare trasversali, in modo tale che cresce tutta la città. E la città ne ha un beneficio appunto sul valore aggiunto. Per quanto riguarda il turismo, io questa mattina ho depositato appunto il programma e vi lancio solo un punto che è nel mio cuore, perché comunque nei 3 punti programmatici c'è l'innovazione. Per la mia storia, per quello che ho fatto con la startup innovativa, io voglio portare avanti questo progetto e mettere a disposizione della mia città quello che ho vissuto e quello che sono riuscito a creare. Quindi ho intenzione, intercettando fondi europei, di creare una Chieti virtuale. Questo cosa vuol dire? Chieti è una città multistrato.
Quindi ricostruendo la Chieti virtuale io ho la possibilità di far accedere i cittadini e i turisti a tutte le varie epoche storiche. Grazie. Grazie. Fabrizio Di Stefano, sulla cultura. Beh, che la cultura sia una mia passione, il Teatro Marruccino sia nel mio cuore, lo dimostrano i fatti. Oggi il Teatro Marruccino è Teatro Lirico d'Abruzzo per una legge che feci io da consigliere regionale nel 2001 e allora lo dotammo di 1 milione di euro per all'anno, oggi ne prende solo 300.000. L'anno dopo divenne anche teatro di tradizioni nel Novero Nazionale, anche lì ci fu il mio intervento. E su questa scia l'anno scorso ho presentato un progetto comunitario che proprio il mese scorso è andato a compimento. Abbiamo vinto 6 milioni di euro come comune per fare, attraverso il comune, per fare cosa? Per costruire una cittadella della cultura intorno al Marruccino, recuperando la Sala Eden, meraviglioso cinema che chi ha i capelli bianchi o chi come Giustino non ce l'ha più ricorderà come Cinema Liberty straordinario, e farne una sorta di ridotto, ma di ridotto anche per darle alle associazioni, per farci le attività, quelle attività che non possono essere fatte nel Marruccino, e poi il recupero di Palazzo Massangioli. Per farci cosa? Per portarci là, innanzitutto il Parco Letterario Ettore Paratore, perché il 15 ottobre abbiamo presentato, ho già preso contatti, noi presenteremo il Parco Letterario Ettore Paratore. Ettore Paratore è stato il più grande latinista del XX secolo ed era di Chieti. Dobbiamo recuperare queste figure perché ci fanno lustro. Fare un parco letterario, ma poi faremo all'interno, sempre in questo progetto comunitario, faremo i corsi di alta formazione musicale, recitativa, di sceneggiatura e di musicali, appunto. Per richiamare giovani artisti che vogliono venirsi a specializzare a Chieti. E così abbiamo preso dei nomi importanti, uno tra tutti, Uto Ughi, proprio per il settore del violino, il suo strumento principe. Su questa scia dobbiamo fare tanto altro ancora. Un'altra struttura con cui dovremo fare una stretta sinergia, e finalmente oggi si sta facendo, perché il Marruccino da qualche giorno sta programmando dentro la Civitella, noi dovremo recuperare la Civitella. Recuperare la Civitella significa avere una convenzione con la sovrintendenza per poter utilizzare 40 giorni l'anno la Civitella. Per farci cosa? Non certo perché il Comune deve fare l'imprenditore, ma il Comune deve mettere a disposizione di chi fa impresa a spettacolo e dire: voi nel vostro circuito annuale di Zucchero piuttosto che di Venditti, della grande rockstar straniera, piuttosto che le produzioni che l'inverno vengono fatte al Marruccino, portiamole a Chieti, che è la quarta arena in termini di capienza d'Italia, dopo l'Arena di Verona, dopo Caracalla, dopo il Teatro Greco, c'è Chieti. È evidente che è appetibile. Ricreare questo movimento significa creare questo movimento, significa portare gente che viene a sentire i concerti, che magari dorme a Chieti, che magari mangia a Chieti, che magari consuma a Chieti, che movimenta Chieti. Ma per fare questo, sto andando fuori tempo, l'ultima cosa, dobbiamo preparare cooperative sociali culturali per i giovani, imprese sociali culturali, per dare poi possibilità ai giovani di lavorare in questo settore. E per questo ho presentato un altro progetto comunitario per formare, perché in Abruzzo non si fa, la regione Abruzzo non li fa, corsi di alta formazione per le guide, che in Abruzzo non si sono fatti da 20 anni. Grazie Di Stefano. Pietro Lambertini, allora, in cauda venenum, mettiamo un po' di pepe a chiudere questa è l'ultima domanda in chiusura. Diciamo che da domani inizia davvero la campagna elettorale, una campagna elettorale che potremmo definire almeno strana, una campagna elettorale di fine estate, in cui si sentono ancora i colpi di coda di una pandemia che si è fatta sentire molto anche in questa città. Inizia un mese decisivo che ci porterà alle elezioni del 20 e del 21 settembre con l'eventuale turno di ballottaggio fissato al 4 e 5 ottobre. Ai candidati chiedo: come andranno queste elezioni? Cosa pensate? Chi vincerà? Chi vincerà? Lo chiediamo a De Cesare, il primo. Ma secondo me chiaramente le vinceremo noi, andremo al ballottaggio, arriveremo anche, lo dico sinceramente, chiaramente secondi, e da lì faremo una grande rimonta coinvolgendo tutta la città, tutti i tiadini, tutti coloro i quali credono che sia arrivato il momento di avviare una stagione di rinnovamento, ma concreta, non finta,
persone nuove, senza vecchi politici alle spalle che tirano le fila, senza i partiti che diciamo trovano solo, si mascherano in liste civiche e poi non riescono a garantire sicuramente un'attività di governo, visto che le ideologie sono agli antipodi. Quindi credo che noi siamo la proposta civica credibile, una proposta nuova, una proposta, ripeto, fatta di persone che negli anni, tra l'altro come anche me, nel mio piccolo ho sempre aiutato la città e supportata in tutti i miei ruoli da privato cittadino, penso a tante iniziative che veramente con sacrificio ma con orgoglio oggi voglio rivendicare, penso a quando il comune non ha potuto mettere le luminarie lungo Corso Marruccino e non solo, io insieme a un gruppo di amici mi sono fatto avanti in tempi non sospetti, così come il monumento delle vittime dedicate alle vittime di Rigopiano che è al Sacro Cuore, al Belvedere del Sacro Cuore, o alla riqualificazione della scuola Sant'Andrea di Filippone, o a tante altre iniziative, le associazioni sportive che con il cuore veramente abbiamo voluto portare avanti per dimostrare una vicinanza a una città sicuramente in difficoltà. Così come ho fatto anche, visto che si è parlato di cultura nei miei ruoli, si è parlato di teatro, io non mi ero permesso di farmene un vanto, ma si è parlato di Uto Ughi, bene, noi Uto Ughi l'abbiamo già fatto venire per la prima volta in teatro durante le celebrazioni del Bicentenario, così come il maestro Antonio Pappano, così come grandissimi nomi della prosa, per la quale stagione di prosa abbiamo raggiunto numeri mai visti prima, bigliettazione, così come abbonamenti, termini di abbonamenti, 500 abbonamenti, piuttosto che grande qualità nell'opera lirica, nonché riqualificazione dal punto di vista strutturale, con i portoni, con gli infissi, con il foyer storico, il foyer bar, sicuramente è un bel progetto quello di ampliare e estendere il teatro anche a Palazzo Massangeli, e all'ex Cinema Eden, però mi chiedo e chiedo quindi al candidato Di Stefano perché non è stato fatto finora, adesso qui siamo a dire si farà, ma finora perché non è stato fatto, perché è stato totalmente abbandonato. E quindi la stessa cosa ho cercato di fare nel mio piccolo anche da presidente del Circo degli Amici, in questi anni si è parlato di eventi, noi mentre il comune di Chieti non faceva neanche più la festa di San Giustino, una piccola associazione abbiamo fatto venire per la prima volta a Chieti il maestro Mogol che non aveva mai visto la città di Chieti, piuttosto che Fausto Leali, Fabio Concato, Michele Zarrillo, i Mattia Bazzar e tanti altri gruppi, così come per quanto riguarda la cultura, la presentazione di importanti libri e di conferenze con il professor Sgarbi, con economisti, con sociologi e quant'altro. Quindi volere e potere, noi in tal senso ci impegneremo come io ho fatto in questi anni da privato cittadino, da rappresentante di alcune istituzioni, per cercare anche con le idee, perché con le idee si può fare tanto, di rilanciare la città. Grazie. Luca Amicone, allora anche a lei una risposta sul pronostico di questa edizione. Allora, pronostico, realisticamente parlando, per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle, è puntare al ballottaggio. Sono realista e questa mattina quando abbiamo depositato le liste l'ultima domanda, l'ultimo documento da compilare era quale schieramento dichiari di essere. Il Movimento 5 Stelle ovviamente ha risposto nessuno, perché il Movimento 5 Stelle non ingabbia la propria, proprio operato politico in gabbie ideologiche e questo, come ho già detto prima, per noi permette di avere le mani libere. Cosa voglio dire? Proprio per questo motivo il Movimento 5 Stelle si propone come reale alternativa. Io questo voglio portare avanti durante la campagna elettorale. Questa campagna elettorale sarà probabilmente anomala, sperando di riuscirla a concludere come la stiamo portando avanti, senza ulteriori restrizioni, che comunque ostacolano la nostra azione da portare avanti per far conoscere ai cittadini, che è il punto principale, quindi far conoscere ai cittadini il nostro programma. Sono sicuro che da parte degli avversari ci sarà un fair play politico, ma comunque la nostra azione sarà mirata appunto a distinguerci dal passato e dalle vecchie forze politiche che, come già detto prima, sono o palesi o nascoste, ma sono sempre le stesse. E questo voglio sottolineare anche un altro aspetto. Il Movimento 5 Stelle non rappresenta la vecchia politica. Quindi noi ai cittadini rivolgiamo questo appello, prendete in considerazione il nuovo, perché comunque il passato ha fallito nel comune di Chieti la vecchia politica. Grazie. Grazie. Bruno Di Orio, allora, come la vede questa corsa elettorale? Come va a finire?
Non lo so, non faccio previsioni perché sono uno che fa sport, per cui so che mi posso preparare soltanto al meglio come sto facendo per battere l'avversario. Se ci batterà lealmente riconoscerò la bravura dell'avversario. Posso solo dire però di aver già vinto moralmente, perché se non mi fossi candidato, non avessi accettato questo duro compito con l'aiuto di questi amici chietini, tolgo la politica di mezzo, questa è una città che avrebbe già visto il suo futuro già disegnato. Il candidato sindaco che ha un'armata alle proprie spalle avrebbe già vinto 10-0 e probabilmente si sarebbe accontentato dell'altro competitor che già da qualche tempo si era autoproposto. Io sono stato imposto da molti amici che mi hanno sollecitato, ripeto, faccio un passo pesantissimo per la mia vita perché mi impegnerò tantissimo, io mi conosco, per cui so che darò l'anima per questa città. Le chiacchiere non le faccio, le promesse non le faccio, primo, secondo, terzo, non so che cosa farò, so che darò l'anima per difendere quei giovani che a 23-24 anni non hanno potuto fare tutte queste belle cose perché non erano figli di nessuno e stavano cercando di studiare fuori per diventare qualcuno come hanno fatto tanti nostri ragazzi, per cui non lo possiamo fare, ma lo faremo se continuiamo a cambiare la nostra città col nostro gruppo di amici che, ripeto, hanno fatto un'operazione pazzesca, si sono spogliati della politica, quindi i 5 Stelle non rappresentano la politica, ma se stanno al governo col PD come fanno a dire non rappresentano più la politica? Una volta, quando li ho votati anch'io, adesso non li voto più, si parla di Chieti, voto chi mi rappresenta a Chieti. La mia coalizione è di una persona che tutti i giorni si è dedicata sul sociale e che non devo fare la politica dello sportello dell'ascolto, perché io ho le famiglie, faccio il medico generale come Diego e sappiamo la difficoltà dei nostri concittadini ad arrivare a fine mese. Noi parliamo di teatro, ma c'è gente che non arriva a farsi la pagnottella a fine mese, quindi voliamo basso, cerchiamo di vincere noi con la mia coalizione fatta di gente che ama Chieti, che si è tolta la politica di torno, ma lavoriamo per la nostra città, soprattutto per questi giovani di cui la mia coalizione è piena, con professionalità pazzesche. Non so dove si sono laureati, ma so tutti i titoli riscontrabili, andateli a vedere, riconoscerete pian piano. Il mio programma, la Cultural Card, sta sul programma, per cui l'affronteremo nel dettaglio queste tematiche. Io voglio una Chieti diversa, altrimenti mi sto a casa mia, dove sto, grazie a Dio, degnamente, dopo aver fatto tanti sacrifici. Ma se il chietino ci vuole seguire, ha un'unica possibilità. Era già una partita vinta, 10-0, con qualche contentino a qualchedun altro. Con noi abbiamo già vinto, abbiamo destabilizzato un potere, amici cittadini. Con la mia calata in campo, che sono figlio di nessuno, abbiamo destabilizzato. E l'unione di quei signori di Chiriscalo, che ci hanno scelti, mai chiamati da me, a differenza di tanti altri, guardate il telefonino di Camillo Carapella e non ritroverete mai una telefonata di Bruno Diorio. Il mio è pieno di telefonate fatte da tutti quanti e sono venuti anche nel mio ambulatorio a propormi alleanze o sante alleanze. Ho sempre detto di no per il bene di Chieti e dei nostri figli. Grazie Diorio. Fabrizio Di Stefano, allora, come la vede questa corsa? È chiaro, anche sentendo i miei competitor, che evidentemente il candidato da battere sono io. È altrettanto evidente che l'obiettivo di tutti è provare a portarmi al ballottaggio, quindi la sfida non è vincere, è provare a portarmi al ballottaggio, poi magari fare un putpurri e provare a contrastarmi. Io lo dico subito, per il momento noi abbiamo due sondaggi che ci danno vincenti al primo turno. Settimana prossima parte l'ultimo ballottaggio, l'ultimo sondaggio ve lo comunicheremo nei tempi nella legge ci consente. Certo è che da quello che si dice, quindi da quello che hanno detto gli altri, si vuole provare a portarmi al ballottaggio e magari trovare delle convergenze. Io non farò convergenze, sono partito con questa squadra che abbiamo depositato oggi e arriverò in fondo primo o secondo turno sempre con la stessa squadra, perché gli accordi o si fanno prima o non si fanno per niente, perché non si fanno gli accordi dei 15 giorni sono accordi di poltrone e io invece volevo accordi di programma. Non ci siamo riusciti a farle con tutti, pazienza, penso di avere la squadra sufficientemente forte, sufficientemente attrezzata per vincere, come ci dicono i sondaggi, già dal primo turno. Ma qual è il mio vero obiettivo? Il mio vero obiettivo è che, indipendentemente da chi vinca, deve vincere Chieti.
e per far vincere Chieti io non esiterò a coinvolgere le migliori qualità della città, indipendentemente dalla collocazione e dalla colorazione politica di queste stesse persone. Io cercherò di coinvolgere la qualità, e lo dico e lo farò prima delle elezioni. Io annuncerò prima delle elezioni quali figure coinvolgerò nella mia amministrazione, che indipendentemente dalla propria connotazione politica, dal proprio credo politico, anzi distante molti molti anni luce dalla mia parte politica, io ritengo di voler coinvolgere, perché per far vincere questa battaglia bisogna, non pur avendo un forte radicamento di partenza, bisogna coinvolgere il meglio della città. In questa sfida, questa è la vera sfida. La vera sfida per me, che sono a detta di tutti il favorito, non è tanto vincere le elezioni, ma è soprattutto far fiorire Chieti. Questa è una grande sfida che si vince tutti insieme, con tutta la città, con le associazioni, e io ringrazio ancora una volta l'associazione Giambattista Vico, con il mondo del volontariato, con il mondo e il cuore di questa città. Grazie, grazie Di Stefano. Allora, a chiudere con l'ultimo pronostico. L'ultimo pronostico lo fa Diego Ferrara, come finisce? Allora, guardi, io voglio essere sintetico, anche perché i miei colleghi hanno, per modo di dire, approfittato della risposta, della domanda, per ulteriormente allargarsi nelle loro proposte. Io penso che tutti vogliamo il bene di Chieti, quindi questo è superfluo, e penso che sia non più utile ripeterlo a pie sospinto. Allora, il mio pronostico è questo, che la mia coalizione possa arrivare facilmente al ballottaggio, e con il ballottaggio tutto è da vedere, e la partita torna ad essere giocata e giocabilissima. Nelle scorse settimane ho sentito che la mia figura veniva vista come una candidatura debole. Ebbene, io penso che chi l'abbia detto non mi conosca, non conosce il mio stacanovismo lavorativo, non conosce la mia ostinazione, non conosce la mia metodologia nel lavoro. Io sono un motore diesel e il cavallo buono si vede al ricchiappo. No, grazie. Allora, abbiamo chiuso con questa, con questo proverbio. Io ringrazio nuovamente Stefano Marchionno per aver dato luogo a questa serata di democrazia, di confronto libero, civile, grazie anche al pubblico, e grazie alle domande di Pietro Lambertini, al quale chiedo, prima di salutarci, cosa propone nelle prossime ore il centro in edicola, perché molti si saranno messi in ascolto, in visione soltanto ora. Vi chiedo, insomma, domani troveremo ampio spazio a questo evento, suppongo, sulle pagine del Quotidiano d'Abruzzo. Sicuramente domani ci sarà un servizio ampio su questa serata, e oltre a questo daremo le anticipazioni sulle liste già presentate. Il giorno successivo invece ci sarà un inserto dedicato alle liste elettorali con i nomi di tutti i candidati. Bene, allora, per quanto riguarda Rete 8 invece l'appuntamento è a venerdì prossimo, in cui inizieremo un piccolo tour in una sola puntata in alcune città che vanno al voto, con i primi confronti tra i candidati sindaci. Poi torneremo a parlare di Avezzano, e nelle ultime due settimane sono già invitati tutti i candidati per il gran finale su Chieti. Grazie e buona serata.